Ciao, eccomi qua. Buon sabato. Scusate l'orario un pochettino bizzarro, un pochettino strano, però siamo arrivati. Non c'erano particolari notizie prima di questo pomeriggio e quindi ho deciso di prendermela un po' comoda per cercare di raccogliere un po' tutte quelle che sono state le novità di cui si è discusso proprio in questa giornata. E dato che comunque è l'8 di luglio e tra 2 giorni inizia ufficialmente il ritiro, iniziamo a entrare veramente nei momenti calienti per preparare al meglio. Si spera, perché le ultime 2 stagioni non sono andate bene, appunto la stagione 2023-2024. Ieri parlavo con un mio amico, che avevo già portato anche sul canale, tra l'altro, per farvi capire, lui ha l'immagine profilo con Massimiliano Allegri su WhatsApp, quindi Guidi, saluto se mi stai guardando, proprio lui si definisce allegriano convinto, mi diceva, prendere o lasciare, se Allegri sbaglia quest'anno, già quest'anno... Non doveva esserci, o magari si poteva cercare di cambiare, ma mi dice se sbaglia quest'anno si gioca tutto. Ed effettivamente credo che Allegri dovrà veramente cercare di superare tutti quelli che sono stati i suoi limiti delle ultime 2 stagioni. La cosa che mi dava veramente fastidio, probabilmente lo vedrete anche se avete visto la mia reaction alla prediction della Serie A dell'anno scorso, tante cose che ripetevo la scorsa estate, dicevo. Nella prima stagione Allegri bis queste cose non si sono viste, mancata la mano dell'allenatore. Si poteva fare lo stesso, identico, preciso, uguale ragionamento per la stagione appena conclusa. Al di là di tutte le difficoltà che ci sono state, ma ci sono state appunto delle difficoltà anche nella prima parte di stagione, dove non c'erano state appunto queste cose extracampo, dove si batteva sugli stessi tasti e gli stessi problemi non erano stati risolti. Quindi davvero Allegri dovrà cercare di migliorarsi al 100% in queste cose. Si parla ancora di Milinkovic-Savic. Allora, per me in questo momento è assurdo parlare di Milinkovic-Savic. Tra l'altro leggevo che Lotito nelle ore precedenti si era lamentato per i prezzi che il Sassuolo voleva fare per Berardi, perché sappiamo bene che la Lazio era interessata all'acquisto di Berardi. Mi viene da dire, Lotito che mi dice no, un giocatore come Berardi del 94, Savic del 95, non si scappa, prossimo ai 30 anni, quasi in scadenza di contratto, magari, non lo so, non so nemmeno se Berardi è in scadenza di contratto, Savic sì, e che chiede quelle cifre lì, diventa difficile andarlo ad acquistare. Però funziona per tutti così. Quindi io ragiono, dato che si sta leggendo nelle ultime ore, comunque è anche un'idea che si era discussa nelle scorse settimane, addirittura quando ero andato a Roma per giocare la finalissima di Youtuber League con la Lazio, proprio con i laziali parlavamo di questa cosa. E mi avevano detto, ma se ci date Rovella a Pellegrini 20 milioni? E io gli ho proprio detto ai ragazzi che tifava la Lazio, che era lì all'evento, ragazzi, io non lo faccio, ma non lo faccio. Rovella, Pellegrini e 20 milioni per Milinkovic-Savic oggi non lo faccio. Io adoro Milinkovic-Savic, ho veramente un feticismo per Milinkovic-Savic, lo considero davvero uno dei giocatori più forti della Serie A, ma un giocatore che va in scadenza l'anno prossimo e che tra 6 mesi posso tesserare, fargli firmare un contratto a gratis, magari andando a dare un po' più di ingaggio, magari andando a pagare delle commissioni in più alla gente, certo, assolutamente, ma non sono disposto in primis a sacrificare Rovella, perché secondo me Rovella è un giocatore molto molto importante per il futuro della Juventus e del calcio italiano. Pellegrini, c'è già l'accordo con la Lazio, sicuramente nel caso si può inserire una trattativa, ma Rovella, Pellegrini, 20 milioni, non esiste. Ma secondo me non esiste nemmeno oggi andarlo a pagare una quarantina, 45, 50 milioni Milinkovic-Savic. Ragazzi, scade tra un anno. Il mercato ci ha insegnato che il calcio ci ha insegnato che il mercato è cambiato, non si ragiona più in quel verso. E a maggior ragione i giocatori che vanno in scadenza, diventano free agent, aumentano esponenzialmente la loro capacità di attirarsi la squadra che preferiscono. Milinkovic-Savic, c'è un nome sul taccuino della Juventus? Sì, da sempre probabilmente. Probabilmente non nel taccuino di Giuntoli, o magari sì, ma nel taccuino della Juve sì. Alla grandissima, così come lo è Berardi. Quanti anni è che sentiamo Berardi? Magari non nel taccuino di Giuntoli, magari sì, ma nel taccuino della Juve c'è. Però se un giocatore in scadenza come Milinkovic-Savic, che tra 2 anni mi fa 30 anni, devo andarlo a pagare 20 milioni più Pellegrini, che è un giocatore che comunque è in uscita, ma 10-15 milioni li potrei fare, più Rovella, che è un giocatore rampa di lancio, per me è un'operazione che non esiste. Quindi, secondo me, è il classico nome
che oggi viene buttato in pasto per riempire le pagine dei giornali perché è il sempreverde, diciamo così, come lo era Icardi, come lo era Gilardino, come lo era Pogba fino al ritorno, come lo è Milinkovic-Savic, ce ne sono tantissimi. Io davvero me ne ricordo un botto di giocatori, Dzeko all'epoca, Dzeko quante volte che è stato messo dentro, mamma mia ragazzi, Dzeko Juve, io no, mi ricordo quando ero piccolino e mi facevo le ferie dopo la scuola al mare, che mio padre comprava Tutto Sport, tutte le mattine facevo colazione al mare con Tutto Sport e mi leggevo di Dzeko tutti i giorni, tutte le estati succedeva così, Dzeko la maglia Juve l'ha mai vestita, e si parlava dei tempi del Wolfsburg, nemmeno del City, nemmeno della Roma, del Wolfsburg. Sono quei nomi che poi tornano sempre fuori perché sono quei giocatori che comunque alla società interessano e continuano a interessare. Ora, Dzeko alla sua età, però prima di andare all'Inter, lo ricorderete, era stato sondato dalla Juve, addirittura non aveva giocato quella partita di campionato a Verona perché sembrava prossimo il trasferimento, poi Milik non accetta la Roma e Dzeko rimane bloccato e non va alla Juve, e alla fine ci arriva Milik alla Juve. Giri di calciomercato allucinanti. Però Milinkovic-Savic, secondo me ragazzi, oggi è un nome che non esiste concretamente sul taccuino della Juve a quelle condizioni lì. Esiste come da monitorare, perché può diventare un'occasione, perché è in scadenza, ma con quei presupposti, secondo me, la Juventus proprio non si siede neanche a trattare. Non si siede. Poi, magari mi sbaglierò e tra qualche settimana ci troveremo a commentare Milinkovic-Savic ufficiale alla Juventus per 20 milioni Rovella e Pellegrini. Mi auguro di no, perché a queste condizioni, da feticista, da amante di Milinkovic-Savic, non lo prendo neanche per sbaglio. Un altro nome che è circolato nelle ultime ore è quello di Romelu Lukaku. Ora, parlare di Milinkovic-Savic e Lukaku alla Juventus mi fa tornare veramente col pensiero a quell'estate, cos'era, 2019, dove se esce Dybala e si fa lo scambio con lo United, arriva Lukaku e poi serve un centrocampista, uno tra Pogba e Milinkovic-Savic. Sono passati 4 anni. E siamo ancora qua. E siamo ancora qua. E già, direbbe Vasco Rossi. Ora, il nome di Lukaku. Rido perché onestamente mi fa ridere. Qualcuno l'ha letta così, dicendo, ma è un nome che ha messo in giro l'Inter, perché se poi Lukaku andrà all'Inter si potrà dire che lo scippo è stato rubato. Io non la leggo così. Secondo me l'Inter ha tutto tranne che l'interesse di far uscire la Juventus interessata a Lukaku. Vi spiego anche il perché. Questa è un'indiscrezione che arriva direttamente da Sky UK. UK, dove appunto c'è il Chelsea che detiene il cartellino di Romelu Lukaku, e con Lukaku che in questo momento si starebbe allenando per il precampionato sperando di poterlo fare con l'Inter e non con il Chelsea. Il Chelsea in questo momento è disposto a cedere nuovamente Lukaku all'Inter, però a titolo definitivo, e chiede 45 milioni di euro. Bene o male si gioca tutto sull'uscita di Onana per quanto riguarda l'Inter, e dato che oggi il Manchester United ha messo praticamente fuori rosa De Gea, ha annunciato la separazione con De Gea, che ieri su Twitter aveva messo l'emoticon del circo come aveva fatto Brozovic qualche settimana fa, viene da sé pensare che quindi Onana sarà il nuovo portiere del Manchester United e che all'Inter arriverà un'offerta tra i 40, 45, 50 milioni con l'Inter che si butterà su Sommer del Bayern Monaco, che è un altro portiere di prospettiva per cercare di fare il primo, il secondo, per mettere a posto la porta dopo questo colpo. Quindi se esce Onana allora l'Inter può affondare, ma 45 milioni per Lukaku non li vorrebbe spendere. E allora, dato che c'è anche un'offerta sempre dall'Arabia Saudita, e l'estate dell'Arabia Saudita, è inutile girarci intorno, che però paga tanti giocatori ma sui cartellini ancora un pochino indietro, e il Chelsea avrebbe tutto l'interesse del mondo di cederlo, secondo me far uscire il nome di Lukaku, che è un giocatore comunque palesemente in uscita per il Chelsea, dà anche quell'impulso a chi lo vuole comprare concretamente di muoversi ed accelerare la trattativa e magari di alzare un'offerta che non è ritenuta all'altezza. Avevo fatto lo stesso discorso con Berardi, ecco, secondo me il nome di Lukaku accostato alla Juventus da Sky UK è la stessa cosa che fa Gazzetta quando in prima pagina dice Berardi Juve accelerata. Perché? Perché la Lazio voleva comprare Berardi, l'abbiamo detto anche prima, Lotito è interessato, ma non ha quelle cifre. E allora, se vuoi Berardi, attenzione perché lo vuole anche la Juve. Inter, vuoi Lukaku, attenzione che lo vuole anche la Juve. Il giochino funziona, inutile girarci intorno. L'opinione pubblica viene influenzata, ovviamente dentro alle stanze dei bottoni i dirigenti farà le valutazioni del caso, ma questi giochini funzionano, hanno sempre funzionato, e fa ridere come
queste piccole bugie bianche vadano proprio a influenzare anche poi le trattative di calciomercato. Quindi per me il nome di Lukaku è una bufala. Vi spiego anche perché secondo me il nome di Lukaku è una bufala e il nome di Milinkovic-Savic e il nome di Berardi sono magari dei nomi sul taccuino della Juventus e di Giuntoli, ma non sono delle priorità, così come il nome di Lukaku che magari c'è come punto interrogativo se esce Vlahovic. Però oggi è l'8, Vlahovic e Chiesa non sono ancora arrivati alla Continassa, non hanno ancora parlato con Allegri, e se davvero come si mormora a Vlahovic e a Chiesa era stato promesso un nuovo allenatore perché erano vogliosi di cambiare in panchina perché non si trovavano bene e c'è ancora Allegri, la prima cosa che accadrà quando arriveranno alla Continassa, quindi tra il 10 e l'11, sarà il confronto chiarificatore con Giuntoli. Poi, da quel momento lì in poi, se cambierà qualcosa, magari, se Vlahovic dirà sai cosa, me ne voglio andare, Chiesa dirà sai cosa, me ne voglio andare, di conseguenza si apriranno le altre strade che possano portare a Milinkovic-Savic, Berardi, anche se Berardi magari è un nome più legato a Di Maria, e quindi lì sarà una discussione forse più tecnico-tattica che legata alle cessioni, perché comunque il sostituto di Maria deve arrivare, e magari anche quello di Lukaku, perché metti che ne so, va via Chiesa e Allegri si vuole inventare Pogba, mezza punta, seconda punta, nel 3-5-2, quindi si libera un posto a centrocampo da prendere con Milinkovic-Savic, allora io alzo le mani, può avere un senso, però parte Chiesa. Però mi parte Chiesa, o magari Pogba rescinde, va negli Emirati, serve un centrocampista, arriva Milinkovic-Savic. Però oggi, per come è costruita la Juve, non Milinkovic-Savic non ci può stare. Se succederà qualcosa poi dopo la chiacchierata di questi giocatori con il dirigente, allora magari Vlahovic, magari va via, e se va via Vlahovic, allora magari il nome di Lukaku può venire fuori concretamente, anche se io ripeto, ne dubito. Però alzo le mani, io cerco di fare dei ragionamenti e basta sulla base di quello che secondo me è quello che muove il mercato, le informazioni e anche il perché certi nomi vadano a uscire proprio in questi momenti. Quindi fatemi sapere un po' la vostra qui sotto nei commenti. Non dimentichiamoci che Giuntoli arriva sia alla Juventus, d'accordo, però la Juventus aveva già iniziato anche un certo tipo di mercato, quindi secondo me quest'anno Giuntoli, almeno in questa stagione, col mercato già iniziato, è già andato in una direzione che è l'acquisto di Weah, il rinnovo di Rabiot, il riscatto di Milik, magari, che ne so, la butto lì, magari Giuntoli non era nemmeno d'accordo con il rinnovo di Rabiot, magari Giuntoli non era nemmeno d'accordo con la conferma di Allegri, però è arrivato che queste cose erano già state fatte, quindi ora che Giuntoli comanda, sì, però secondo me già quest'anno si seguirà una linea guida condivisa e Giuntoli dovrà essere bravo a risolvere quelle situazioni più ingarbugliate, che non si tratta tanto dal punto di vista degli acquisti quanto più delle cessioni, perché se oggi non si muove niente, banalmente, magari la Juve con la cessione di Zaccaria, la cessione di McKennie, la cessione di Kulusevski, magari la cessione di Pellegrini, compra un giocatore al posto di Maria, a posto, e siamo già arrivati, perché abbiamo rifatto quei soldi che ci sono sfuggiti per la qualificazione alla Champions, non ci serve più rientrare in quelle spese, non esce più nessuno, la squadra è fatta, basta un giocatore. Se usciranno invece Chiesa, Vlahovic, Bremer, Ealing Junior, Sule, quelli che volete voi, quelli che pensate voi, allora poi lì magari vengono fuori tutti quei nomi come Milinkovic-Savic, Lukaku, tutti quelli che a cascata possano venire fuori. Oggi, secondo me, la Juve ha una sola operazione di mercato da fare. Un giocatore al posto di Maria, che possa giocare seconda punta, che possa giocare seconda punta o esterno. Questa è la mia visione. Poi, se invece domani, dopodomani, quando arriveranno a Torino, Chiesa, Vlahovic, così, a Giuntoli diranno, sai cosa, grazie, ma me ne vado, e Juventus inizierà una nuova fase di mercato. Questa è la mia lettura e spero che possa essere anche condivisa da voi.